Ripreso a pieno regime il lavoro in casa Arancione, la Pistoiese deve preparare la trasferta di domenica prossima a Cuneo, non prima però di aver analizzato con mister Asta cosa è andato e cosa no nell'ultimo match casalingo con l'Alessandria. Qualche piccolo segnale positivo c'è stato, ma restano ancora alcune paure e qualche difetto da limare. Il gruppo ha iniziato un nuovo percorso con il tecnico siciliano, che ha subito messo in chiaro quale Pistoiese vuole vedere in campo. Con l'Alessandria non è arrivata la tanta attesa vittoria stagionale in casa, quella che manca. Si è vista una Pistoiese però che è entrata in campo forse con le solite paure, poi nel secondo tempo però una Pistoiese più propositiva. È così? Qualcosa si è smosso anche con il cambio tecnico? Sì, come è normale che sia, nei primi minuti eravamo un po' contratti, un po' anche forse impauriti. Però, come hai detto tu, nel secondo tempo siamo scesi in campo con la voglia di fare qualcosa di importante, di cercare di vincere la partita, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora ci abbiamo provato tanto. Purtroppo non è arrivata, ma è un punto che comunque è importante, che ci dà morale. Qual è stato il vostro approccio con mister Asta? Ma il nostro approccio è stato quello che c'è sempre stato anche con mister Indiani, nel senso, siamo sempre stati disponibili a lavorare, disponibili ad imparare, quindi credo che non ci sia stata una sostanziale differenza sotto quel punto di vista. Invece il mister cosa vi ha chiesto appena presentato, comunque in queste settimane di lavoro? Il mister ci ha chiesto di restare uniti, compatti, di mantenere il gruppo che comunque c'è all'interno dello spogliatoio e di cercare di invertire questa tendenza dei risultati, soprattutto tramite il lavoro di tutti i giorni. Potrebbe essere quindi da sfruttare la trasferta di domenica a Cuneo, una partita abbordabile, comunque alla portata della Pistoiese, anche perché la classifica è vero che è presto guardarla, però i punti servono. Sì, nella nostra posizione di classifica in realtà tutte le partite sono importanti, tutte le partite vanno affrontate per portare a casa i 3 punti. Certo, la partita di domenica cade proprio giusta e dovremmo cercare di provare a vincerla a tutti i costi. Per te personalmente che momento è? Per me personalmente sinceramente non mi piace molto parlarne. Preferisco guardare di più ai risultati della squadra e sono contento della partita di domenica.